della vicenda di Pamela Mastropietro, più in generale del tema immigrazione e, secondo te, di quanto questo incida anche sul prossimo voto. Benché sia stata una campagna elettorale in cui questo tema è stato quasi marginale per certi versi, no, è stata una campagna elettorale un po' strana in assoluto, forse un pochino più ovattata, diciamo così. Non so se tu ti attendi un'alta partecipazione al voto oppure no, ti chiedo anche questo. E poi appunto la questione di Pamela Mastropietro come questione rimossa, e tu conosci bene anche il perché di questa rimozione, visto che te ne sei occupato tra i pochi molto da vicino anche del processo, della vicenda processuale. Allora, intanto diciamo che c'è stata la prima udienza del processo d'appello proprio il 16 ad Ancona, e tutto rinviato al 14 ottobre, quando Osigale, che ricordiamo è stato condannato all'ergastolo, dice che farà delle ulteriori dichiarazioni. L'unica che può fare è svelare quali sono stati i suoi complici in questo orrendo delitto. Ricordo che i criminologi sostengono che non c'è in 100 anni di storia criminale nulla di paragonabile a quello che è stato fatto a Pamela, ok? Sì. Capiamoci bene. Ma la cosa curiosa è che il giorno in cui Osegale era in appello ad Ancona, a Macerata si teneva un processo per droga in cui lui è imputato e in cui sono imputati altri due che erano entrati con lui nell'inchiesta, cioè Aure Lima e il Lati Desmond, e insieme ad altri 19, tutti nigeriani, accusati di aver ceduto nell'arco di 3 anni qualcosa come 10.000 dosi di eroina, ok? Sì. Tutti questi signori sono stati ospiti delle varie comunità finanziate con i progetti SPRAR dallo Stato italiano, ok? Perché c'è una particolare presenza a Macerata di nigeriani e nelle Marche di nigeriani? Perché ci sono 3 onlus riconosciute dallo Stato che sono gestite da nigeriani. Sì. Il rapporto della DIA dice che le Marche sono uno dei centri che la mafia nigeriana ha scelto non solo per arricchirsi con lo spaccio di droga, la prostituzione, eccetera, eccetera, ma per cominciare a infiltrare l'economia bianca. Ok? Allora, questo tema di cui la povera Pamela Mastropietro è la vittima sacrificale ed è stata la spia, è tenuto volutamente sotto traccia, perché significa fare un'equazione: immigrazione incontrollata uguale importazione di criminalità. Di questa cosa non vuole parlare nessuno. Ne aveva parlato la Lega sotto l'emotività del delitto Mastropietro e poi sì, del raid di Luca Traini. Domanda che vorrei fare ai giudici: perché Luca Traini ha l'aggravante razziale nella sua accusa di strage, per cui sta scontando 12 anni, e a Osegale non viene contestata la stessa accusa, visto che si è presa con una ragazza bianca? Ma beh, una domanda, buona domanda. Il punto: perché poi di Pamela Mastropietro non si parla più? Perché Pamela Mastropietro è l'emblema del fallimento delle politiche dell'integrazione e il fallimento delle politiche dell'immigrazione, che non coinvolgono a senso soltanto la sinistra, ma tutto l'apparato cattolico. Doverà ricordare che la comunità dove Pamela Mastropietro era andata per curarsi del suo disagio psichico è gestita da CL. Allora tu capisci che il combinato discorso degli interessi della sinistra e di un certo tipo di movimento cattolico, apro parentesi, vi ricorderete a Fermo quel ragazzo di colore che fu ucciso con un pugno da un bianco, che gli fece il funerale di Stato, che arrivò la Boldrini, da Bossi, Sassoli, tutti per piangere il povero ragazzo nero ucciso. Bene, nei banchi dietro al governo italiano c'erano gli esponenti della mafia nigeriana, di cui questo ragazzo a parere della Digos faceva parte. Però ai funerali di Pamela Mastropietro non si è venuto nessuno. Mattarella ha pianto per Willy, ma non piange per Pamela Mastropietro. Ma perché succede questo? Perché è un luogo comune, perché non si è capaci di
di qualcuno che, indipendentemente dal colore della pelle, è un elemento di tossicità nella società. Quindi, secondo te, Carlo, è per questo che non si guarda a quel processo, per evitare di affrontare questo nodo? Sì. Perché rischi di mettere in crisi il nuovo comunismo dell'accoglienza senza se e senza ma. Tutti questi che ti dicevo della droga sono stati ospiti degli sprari e tu sono tutti richiedenti asilo. E nel tempo che richiedevano asilo spacciavano e consolidavano la mafia nigeriana in una delle regioni più, tra virgolette, tranquille d'Europa. Chiaro. Quindi, per evitare di affrontare questo nodo e di tirare una riga di confine, si rimuove anche la terribile vicenda umana e giudiziaria di quella povera, povera ragazza. Tanto prima o poi, un giorno, bisognerebbe pubblicare le foto del cadavere di Pamela Mastropietro, che io purtroppo ho e ho visto. E se uno pubblicasse quelle foto, probabilmente molte certezze, molte false certezze di molti, cadrebbero. Sai che siamo arrivati a sentir dire che Pamela Mastropietro non era un femminicidio per il semplice fatto perché era una drogata morta di droga, detto da gente di sinistra. Beh, tu che hai visto appunto le carte, le foto, eccetera, credo che possa dirlo chiaramente che questo è un obbrobrio concettualmente. No, ti posso dire la verità, non c'è un orrore paragonabile al mondo. Ecco, ma perché? Uno si dice perché? Ti sei fatto un'idea del perché? Io sì, me lo sono fatto un'idea. Infatti non mi torna il fatto che sia stato solo legale. Quello lì è un omicidio rituale e quella roba è stata fatta per dare un segnale a qualcuno. Secondo me non è un nero, ma non è un nero, scusate l'espressione, l'ho sbagliato, non è un nero al quale voleva dare quel messaggio, ma è qualcuno, o molti, che hanno a che fare con quel tipo di criminalità. Guarda che Pamela Mastropietro nelle mani dei nigeriani, di quei nigeriani, non di tutti i nigeriani, ma dei nigeriani criminali, sia chiaro. Di quelli che l'hanno conciata in quel modo, diciamo. Che l'hanno conciata in quel modo. Era una fonte di reddito importante. Allora, quando gli è morta, o perché l'hanno ammazzata, o perché è morta per le dose, io sono convinto che l'abbiano ammazzata, quando gli è morta non rendeva più. Non era più una possibilità di reddito, ma poteva diventare una possibilità di avvio. Tu devi sapere che dove sono stati lasciati i trolley, se fai altri 150 metri c'è un lago, e tu quelle valigie le butti nel lago, non le trova più nessuno. Perché erano lasciati di fronte a quella casa? Perché in modo che si trovassero? E di chi è la proprietà di quei terreni? E chi ha partecipato ai testini che si facevano in via Spalato? E perché non sono state fatte indagini approfondite su via vai di quell'appartamento? E perché ci sono stati trasferimenti di ufficiali dei carabinieri che indagavano sulla prima fase dell'omicidio Mastropietro? E perché le perizie psicologiche sono state fatte a distanza di tanto tempo? E perché la procura ha cambiato per due volte il perito settore? E perché sulla comunità che ospitava Pamela non si era fatto uno straccio di indagine? Vuoi che continuo quei perché? Beh, sono già inquietanti questi di perché. È evidente che questa vicenda deve essere rimossa dall'attenzione. Tanto è vero che quando arriva Orlando, allora ministro della giustizia, e si chiude per tre ore in procura col procuratore della Repubblica, improvvisamente l'inchiesta ha un'accelerazione e si punta dritti solo su Osegale. Addirittura la procura aveva aderito all'idea del rito abbreviato per chiudere il caso più in fretta possibile. Ci sarà giustizia. Allora, la domanda centrale è perché non si parla di Pamela Mastropietro? Perché parlare di Pamela Mastropietro pone questi interrogativi. E se ti pone questi interrogativi, la storia è completamente diversa da quella che ci hanno raccontato. Potrebbe essere completamente diversa da quella che ci hanno raccontato. La domanda è, a questo punto, si arriverà a giustizia per questa povera famiglia? Beh,
se continua a condannare Osegale, come pare probabile, sempre che poi le eccezioni proposte dalla difesa sulla nullità delle notifiche non vengano accettate, perché se la Corte d'Appello in punta di diritto dice c'è una nullità di notifiche, e allora Osegale potrebbe anche uscire dal carcere, perché ci sono alcune analisi, alcune perizie ripetibili. Dei resti di Pamela Mastropiero non c'è quasi più niente. Il sangue di Pamela Mastropiero non esiste, perché Osegale, o chi per lui, l'ha completamente dilavato e spremuto. Quindi se viene decretata la nullità delle perizie e andrebbero ripetute, non c'è modo di ripeterle. Ok? Però se, come tutti hanno puntato a fare, l'unico colpevole è Osegale, e Osegale viene confermato l'ergastolo, diciamo che il caso è ufficialmente chiuso. E quindi la giustizia per la famiglia Mastropiero in qualche misura è garantita dalla condanna di Osegale. Ma tutti gli interrogativi che ti ho posto adesso rimangono. Il problema è che una volta che Osegale finirà l'ergastolo definitivamente, nessuno questi interrogativi li porrà più. Certo. Si chiude così e la verità rimane insabbiata di tanti aspetti, sì, di questa storia. C'è una verità fattuale e una verità processuale che non necessariamente coincidono. Certo.